Siamo al liceo Poerio con la dirigente scolastica, la professoressa Caldarella. Come reagite allo sciopero di domani per il clima? Il suo istituto, i suoi ragazzi parteciperanno, saranno giustificati così come ha chiesto, il ministro con la circolare del MIUR? Beh, il tema dei cambiamenti climatici è un tema caldo, mi scusi il bisticcio di parole, nella nostra attualità. E, i nostri docenti e i nostri ragazzi tutti sono sensibili a questo argomento, quindi ritengo che anche dal nostro istituto possano partire adesioni alle iniziative. Chiaramente queste adesioni potranno essere valutate dal Collegio dei Docenti come giustifica dell'assenza che domani si potrà verificare. E certo, il Collegio dei Docenti valuterà successivamente verificando il livello di assenze di domani. Se il livello di assenza supera la soglia del 50%, probabilmente appunto sarà considerata un'assenza non valevole nel computo dei giorni di lezione dell'anno, Totali, totali quindi dell'anno, alla fine esatto. dell'anno si farà questo computo. Sì, il computo dei giorni va fatto alla fine dell'anno, ma la decisione se valutare questa assenza collettiva all'interno di questo computo sarà fatta dal Collegio dei Docenti non appena ci sarà la prossima riunione collegiale programmata dalla nostra organizzazione. Gli studenti potranno apporre come motivazione sul libretto: non sono andato a scuola perché ho partecipato allo sciopero per il clima. O non cambia nulla? Sabato potranno apporre sul libretto la giustificazione prevista nel nostro regolamento d'istituto. Poi sarà il collegio a valutare il livello di assenze di domani e quindi in funzione del livello di assenze di domani sul totale della popolazione studentesca anche all'interno delle classi potrà appunto abbonare in soldoni la giornata di assenza. Quindi in pratica dovranno scrivere assente per motivi personali, Quello che, familiari. esatto, quello che prevede il regolamento d'istituto, che i nostri ragazzi posseggono nel diario scolastico che noi consegniamo a inizio anno.